onda solo la prima puntata de Il Boss delle Cerimonie, cronache dei matrimoni partenopei nella principesca struttura del Grand Hotel La Sonrisa. Ma le polemiche, ragazzi, sono di già alle stelle, hanno raggiunto il loro massimo. Da una parte ci sono i napoletani che si sono arrabbiati per la rappresentazione trash della tradizione e della cultura napoletana che trapela dal programma. Dall'altra parte invece c'è Real Time che assicura l'assenza di qualsiasi pregiudizio. Ma cos'è che ha fatto arrabbiare così tanto i napoletani? Beh, ve lo racconto subito. Il programma, che va in onda in chiaro su Real Time, racconta la preparazione e poi lo svolgimento di quelle che definisce tipiche feste di matrimonio napoletane. Location: il lussuoso castello di Don Antonio, ovvero il Boss. Vengono documentati tutti i passaggi, dalla scelta dell'abito della sposa alla contrattazione del menù con il genero del boss, la serenata dello sposo e infine i festeggiamenti lussuosi in grandissimo stile nelle bellissime sale del castello. Sui social network subito è scattata la polemica e allora sono nate pagine che chiedono la chiusura del programma. Alcune invece chiedono il boicottaggio del programma, perché i partenopei si sono infuriati per la rappresentazione, a loro giudizio irrispettosa, delle tradizioni del luogo. Tali pagine su Facebook, ragazzi, inutile dirlo, che hanno già tantissimi iscritti. La produttrice del programma invece dice: non mi sembra che il nostro lavoro sia offensivo, sono semplici matrimoni nei quali ciascuno è libero di vedere ciò che vuole. La lettura è aperta, così come accade quando si fa un'inchiesta, si racconta una realtà sulla quale ciascuno è libero di trovare gli spunti che ritiene, ha detto appunto la produttrice del programma intervistata da Rete News 24. Che poi ha anche ribadito: sappiamo bene che non tutti i matrimoni si svolgono così. Quello che viene definito trash per me è folklore, tradizione, passione. Vorrei ricordare che il nostro wedding planner per eccellenza, Enzo Miccio, ha girato il 30% dei suoi matrimoni glamour nel napoletano, così come a Ravello, ma non tutti abbiamo gli stessi gusti.